Takashi Nagai è un nome forse sconosciuto ai più, eppure è stato una figura grande, un santo grande del nostro tempo. Vissuto prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato un testimone diretto dei terribili bombardamenti atomici su Nagasaki e Hiroshima, che hanno distrutto centinaia di migliaia di vite e intere città. Era un radiologo. Prima non era cristiano, poi lo era diventato a Nagasaki attraverso l'incontro con una famiglia cristiana che lo ospitava come studente universitario. E così da cristiano visse da medico, radiologo, quel terribile momento. Si prodigò per aiutare il più possibile quanti erano rimasti in vita a guarire attraverso la sua scienza, ma soprattutto l'arte della sua pietà, della sua preghiera, della sua laboriosità. Infine, in vecchiaia, costruì una piccola capanna dove si ritirò a vivere fino alla morte. Una capanna visitata da tanti, anche da un cardinale mandato da Pio XII e anche dall'imperatore stesso del Giappone. La sua vita è raccontata in un libro che raccomando a tutti, Le campane di Nagasaki. Ha lasciato anche tante opere scritte, fra cui una serie di lettere ai figli. Vi leggo un frammento di una di queste lettere. Noi crediamo che Dio sia il creatore del cielo e della terra. Di conseguenza, non ringraziamo per i suoi benefici il sole che splende nel cielo, ma il creatore che fa emanare al sole i raggi. Non si deve ringraziare il sole, ma il creatore. Ci sono bambini fra noi che adorano la luna. Ci sono persone adulte che adorano il sole come sorgente di tutte le grazie. Sono poche le persone che conoscono l'esistenza di Dio che tutto fa, tutto mantiene e tutto governa. Sono frequenti le persone che vengono alla festa e adorano la statua della Madonna considerandola una deità. Questo è l'impasto di gesso per ricordare la Madonna. Ogni volta che guardo questa statua, immagino la santa e mi serve come spinta per fare una buona preghiera. Figli cari, voi ricevete e riceverete continuamente grandi favori da varie persone. Ogni volta dovete elevare il pensiero a Dio, che è la fonte di ogni grazia. Non dovete dimenticare anche di ringraziare la Madonna, mediatrice di tutti i favori. Quando mangiate frutta, non basta ringraziare la zia, dovete ringraziare il Signore e poi la zia. Penso che questa volta abbiate capito in cosa consista fare del bene al prossimo. Il ringraziamento non deve venire soltanto a voi. Innanzitutto devono ringraziare il Signore, poi ringraziare anche voi. Maturando via via, dovrete fare del bene in maniera che le persone beneficate ringrazino soltanto il Signore. Anche ciascuno di noi, dopo aver fatto un grande favore a qualcuno, dovrebbe con semplicità dire che non ha fatto altro che quello che doveva fare. Io sono l'ultimo dei servitori, che non ha nessuna utilità, e indirizzare tutta la gloria, tutta la lode, tutti i ringraziamenti a Dio. A domani.